Rieccoci tornati in studio. Allora, oggi, non solo per la questione Alitalia, è una giornata particolarmente calda perché è entrato a regime a tutti gli effetti l'obbligo del Green Pass per i lavoratori. E dopo le manifestazioni che ci sono state la settimana scorsa, in particolare dopo la manifestazione a Roma che si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana, il Viminale ha fatto scattare l'allerta e già da ieri è iniziata a girare, a circolare. Una circolare, appunto, dove Circola, circolare, giusto, termine esattamente, adatto. dove si legge chiaramente che non si può escludere che oggi sia il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni della protesta, con azioni verso obiettivi esposti a rischio e con possibili episodi di contrapposizione tra gruppi aderenti a opposti estremismi. Questo appunto quanto si legge dalla circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il Ministero, il Viminale, d'intesa con Palazzo Chigi, ha dato quindi indicazioni chiare agli apparti di sicurezza proprio perché la linea del governo non cambia, si va avanti con il Green Pass e su questo anche il Premier Mario Draghi è stato chiaro, non si fa alcun passo indietro. Poi appunto sono tante le questioni che si sono generate, sono scaturite da questo, c'è anche l'ipotesi di rivedere il prezzo dei tamponi per andare incontro ai lavoratori che non hanno il Green Pass, che non si vogliono vaccinare e questo è sicuramente quello che tiene banco nella giornata di oggi. Noi parleremo di tutto ciò e non solo con il nostro secondo ospite. Buonasera all'onorevole di Fratelli d'Italia, Salvatore Deida della Quarta Commissione Difesa. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora, prima però di entrare nel merito della questione, noi abbiamo appena terminato la nostra intervista con il segretario Pellecchia della FIT-CISL parlando di Alitalia. Abbiamo chiuso proprio su una domanda sulla Sardegna che con la dipartita di Alitalia adesso è in un certo senso isolata. Lei è sardo, onorevole. Come la vede la situazione della sua terra? Sta tornando alla normalità con l'aggiudicazione delle rotte a volte, ovviamente essendo una low cost, non era attuata, non era organizzata per prendersi in carico tutte le conquiste che noi i cittadini sardi, ma non solo, hanno conquistato con la continuità territoriale, cioè tipo anche il bagaglio in stiva gratuitamente o determinare il cambio volo che poteva venire gratuitamente con Alitalia. Ovviamente ci vuole pazienza, ma devo dire che purtroppo questa non è per noi una crisi inaspettata. Dal febbraio 2020, quando c'era stato il primo fallimento di Ryanair, noi avevamo avvertito come Fratelli d'Italia, il sottoscritto anche prima di tutto come sardo, che fallendo Ryanair con Alitalia, che era prossima ad una crisi, si apriva per noi un problema di continuità. Per noi prendere l'aereo non è o venire in Sardegna, per voi che abitate in quello che noi chiamiamo continente, non è un pezzo, non è un viaggio di vacanza. A volte si fa per lavoro, è essenziale, serve un vettore che colleghi più volte l'isola e che abbia un prezzo contenuto. Purtroppo la regione è dovuta correre ai ripari aggiudicando a Volotea. Tornando invece al fulcro della nostra discussione di oggi, Sì. onorevole Deida, noi abbiamo intitolato Rimandati al Viminale. Questo blocco, perché effettivamente, fra le altre cose, c'è sotto la lente, diciamo così, di ingrandimento il ruolo della ministra Lamorgese. In particolare, però, prima di arrivare alla ministra, ieri c'è stato un incontro fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati, i quali hanno chiesto al Premier di cercare di andare incontro alle richieste portate avanti dai portuali, in particolare quelli di Trieste, che sono letteralmente sul piede di guerra. La richiesta è questa: rimandare l'introduzione dell'obbligo del Green Pass fino al prossimo 30 ottobre. Mario Draghi invece ha messo la linea, ha detto no, entra oggi in vigore e non si discute. Ha fatto bene, secondo lei, il Presidente del Consiglio? No, guardi, perché c'è da dire e c'è da ripercorrere quando nacque il Green Pass. Il Green Pass nacque in Europa quest'estate o anche prima dell'estate per l'esigenza di far viaggiare e far muovere liberamente gli europei da Stato a Stato. E da dove nacque? Dalla richiesta delle isole greche per accogliere più turisti.
Noi votammo a favore in Europa proprio perché era uno strumento di libertà e di movimento. Le ricordo anche che dalla Sardegna noi la scorsa estate chiedemmo un passaporto per Sì. controllare i viaggiatori e addirittura l'allora ministro Boccia disse che non esisteva un documento per viaggiare a fare questi controlli. Allora, poi in Italia è l'unico paese che sta inasprendo questo tipo di Green Pass. Devo dire che si fa un errore. Chi è contro il Green Pass non è contro il vaccino. Io sono contro il Green Pass, ma sono vaccinato. Ho seguito tutte le tappe della campagna vaccinale fatta dall'esercito e dalle altre forze armate, per esempio in Sardegna, chiedendo anche un encomio per i medici vaccinatori delle forze armate. Quindi sono due aspetti diversi. Il problema è che c'è una grande confusione. Non si può chiedere un permesso per andare a lavorare come il Green Pass. Ci vuole molta pazienza e dobbiamo capire che veniamo da anni, 2 anni di stress, mo di molto stress psicologico. Avere un po' di pazienza e dialogare con i lavoratori spiegando che la vaccinazione è facoltativa, ancora oggi facoltativa, non c'è l'obbligo, ma non porta nessun disagio. Io quello ne sono convinto e l'ho sempre detto. Sinceramente, la campagna vaccinale, per esempio, nelle forze armate e di forze di polizia, che oggi si ritrovano ad avere un grosso problema, non solo i portuali, c'è una circolare che vieta gli alloggi alle forze di carabinieri e alle forze di polizia o dell'esercito, gli alloggi quelli che sono a casa armati, per il personale a casa armato, per chi non ha il Green Pass. Ecco, si è fatta una manovra molto dura. Dove quando invece bisognava avere molta pazienza, una campagna comunicativa decente, perché vi ricordate, le forze di polizia sono state vaccinate con AstraZeneca. Prima era stato detto che andava bene per i più giovani, poi invece non andava bene, e quindi c'è bisogno di usare pazienza, il pugno duro non serve a nessuno. Ecco, però onorevole, insomma, quello che gli esperti, soprattutto la parte scientifica che supporta questo governo, ha sempre ribadito che il Green Pass è proprio un dolce accompagnamento alla vaccinazione, cioè rientra proprio in quello che dice lei, in una persuasione. Ecco, però nel momento in cui, nonostante si faccia la comunicazione, si ammettano anche gli errori della comunicazione, perché ha ragionissimo lei sul caso AstraZeneca, però bisogna anche dire, bisogna anche precisare che il governo poi ha fatto un mea culpa sulla gestione e non è stata appannaggio esclusivo italiano quella vicenda AstraZeneca, ma un po' nel resto d'Europa. Ecco, nel momento in cui però la persuasione non funziona, l'accompagnamento dolce neanche. Che scelte, Ah, che no. altre chance aveva il governo? Il governo, secondo me, doveva semplicemente non usare delle parole come il Green Pass ti regala la libertà. Non è il governo a dare la libertà, non è uno strumento come il Green Pass a dare la libertà ai cittadini che, ripeto, sono stati in 2 anni di pandemia, di emergenza, rispetto anche ad altri paesi, più che altro esemplari. Non abbiamo visto scene di protesta come sono avvenute in Francia o in altri paesi. Dobbiamo veramente, io ho accompagnato i cittadini, sono andato a vedere gli hub vaccinali e testimoniavo che non c'era nessun pericolo, che nessuno stava male. Poi ovviamente anche questa statistica, vi ricordate quando annunciavano nel giornale che con l'80%, col 70% si raggiungerà l'immunità di gregge? Tutta una fase di comunicazione che ovviamente ha veramente creato confusione, perché oggi siamo all'80% e ti dicono non basta più. Quindi, Gli esperti lo dicevano da sempre che in realtà la quota effettiva per raggiungere l'umidità di gregge era il 90%, poi sì. Eh sì, no, prima io mi ricordo l'80 e qualcuno il 70, forse qualche politico, e noi dobbiamo imparare a volte a essere più cauti nelle comunicazioni perché poi le dichiarazioni rimangono e dobbiamo essere più bravi. Oggi dobbiamo avere la pazienza di continuare a spiegare che la vaccinazione non porta, io non sono d'accordo che porta malattie, che porta danni o porta alla morte. Ci sono stati a volte dei casi che purtroppo capita in qualunque tipo di campagna vaccinale. Dobbiamo stare attenti, però dobbiamo anche rispettare chi ha dubbi, chi ha paura, perché ho incontrato le persone che hanno un'estrema paura, è inutile forzarle
doverle o ricattarle con ti chiudiamo a casa. Ho sentito anche dire che i non vaccinati devono stare chiusi in casa. Tutti i messaggi che hanno Esasperato, indispettito. certo. Cioè, noi dobbiamo invece essere dei pacelli, dobbiamo far vedere, ripeto, la bontà di questa campagna vaccinale, dobbiamo far vedere che c'è una voce unica. Anche tutte queste, io non voglio limitare la libertà di stampa, ma i dibattiti scientifici a volte sono stati veramente deleteri, invece di noi politici, e lo dico quando ci parliamo addosso, cioè non servono queste cose, i cittadini sono Però, stanchi. onorevole, mi perdoni, lei adesso ha usato un termine particolare, pacificare, che è lo stesso utilizzato nei giorni scorsi da Salvini nell'incontro con Draghi. Salvini ha chiesto al primo ministro di pacificare questa situazione. E alcuni poi osservatori dicono, puntano il dito contro voi esponenti del centrodestra, che siete stati in realtà voi a creare questi disordini, proprio perché manca questa unità di voce che va dritta per l'unica via d'uscita, che insomma, che è quella del vaccino. No, pacificare non vuol dire che non dobbiamo tutti allinearci in un'unica visione. Quello noi rivendichiamo, che noi protestiamo contro il Green Pass, perché, ripeto, è nato con uno scopo, in Italia è stato declinato in maniera estrema, unico paese dove parlano che bisogna avere il Green Pass per andare a lavorare per tutti gli aspetti della vita sociale. Questo non vuol dire protestare. E portare avanti in maniera civile le proteste non vuol dire ovviamente avvelenare il clima. Certo. E noi dobbiamo essere, quindi non si può soffocare la protesta con la scusa di pacificare. Non bisogna utilizzare termini catastrofici. Io non mi ritrovo quando parlano di Green Pass, Nazi Pass o equiparare il Green Pass ai campi di concentramento. Quello è l'aspetto deteriore e dannoso anche di questa protesta e non mi ritrovo assolutamente. Quindi noi utilizziamo le proteste, le argomentiamo e cerchiamo di portare avanti quello che è il nostro, cioè cerchiamo di appunto non esasperare il clima con altre accuse che le vedete in questi giorni, la campagna che c'è contro di noi e contro i No Green Pass che vengono equiparati ai violenti che insomma non generalizziamo. Certo. Vogliamo continuare sul Green Pass oppure ci ritorniamo con la memoria al passato già di sabato e parliamo dell'operato della ministra Lamorgese? Parliamo dell'operato della ministra Lamorgese. Perché dopo i fatti di sabato a Roma siete tornati a chiederne le dimissioni, rilanciando anche la petizione Sfiduciamo la Lamorgese. I motivi, quanto detto al question time, non è servito a placare le vostre perplessità? No, anzi, oggi sono uscite ulteriori notizie dove esiste della testimonianza dei protagonisti di Castellino e di altri protagonisti alla polizia, ma ci sono anche dei verbali che a quanto pare dicono che quella frangia violenta o quella dei presunti violenti, che poi verrà la magistratura chi sono, chi non sono, però noi chiamiamo violenti, hanno parlamentato con la polizia. E quando il ministro Lamorgese dice non siamo intervenuti perché avevamo paura di reazioni violente, grazie, ma le reazioni violente ci sono state, hanno assaltato un sindacato, ci sono 38 poliziotti feriti e che cosa ci dovevamo aspettare altro? Noi quello che contestiamo Lamorgese è che alla fine tutto quello che è accaduto sabato è stato, non si è stati capaci di fronteggiarlo, peggio ancora si è voluto coscientemente che accadesse per poi incriminare o dare la responsabilità all'opposizione, no Green Pass, o accomunare noi Fratelli d'Italia con Forza Nuova quando sinceramente non abbiamo niente a che spartire con Castellino, con Forza Nuova. L'unica cosa è che loro sono estrema destra, noi si richiamiamo alla destra, ma anzi sono storicamente, a me fa piacere dirlo e chiarirlo, da quando sono nati loro attaccano noi come traditori, come non degni di chiamarci destra, ci hanno sempre attaccato da quando sono nati e poi invece ci vengono a dire che c'è complicità. No, non è così. E infatti stanno dimostrando che una grande manifestazione no Green Pass poi è stata per incapacità, vedremo se sarà così, è stata portata da una minoranza a essere rovinata per poi addossare le responsabilità all'opposizione.
Ecco, onorevole De Ida, nella giornata di mercoledì è andata veramente in scena uno scontro frontale, una singolare tensione fra la ministra Lamorgese e la vostra leader Giorgia Meloni, che ha utilizzato termini particolarmente forti. Ha parlato del governo che utilizza anzi, ha parlato del governo come regime che utilizza la strategia della tensione. Vi accusano però, dall'altra parte, le altre forze politiche di non prendere abbastanza le distanze da questi movimenti estremisti come Forza Nuova. Le chiedo perché ci avete messo, tra virgolette, così tanto tempo ad ammettere che l'assalto alla CGIL di sabato scorso fosse di matrice neofascista? Perché non abbiamo mai negato che fosse di matrice neofascista, ma noi volevamo vedere i fatti perché oltre a Roma ci sono state manifestazioni anche a Milano e altre città. E non, è come dice un PM dell'antiterrorismo, mi pare, cioè dentro il movimento violento che poi contesta il Green Pass c'è Forza Nuova, ci sono neofascisti, però ci sono anche collettivi anarchici, cioè la matrice è duplice. Che poi ci fosse Forza Nuova, Castellino o Fiore, io le faccio notare, basta fare una rassegna stampa, che teoricamente Forza Nuova è stata sciolta all'annuncio dello scioglimento di Forza Nuova è del 2020, riportata da tutti i quotidiani, dove si crea un altro movimento proprio contro la dittatura sanitaria, il Green Pass, una cosa dove noi siamo distanti anni miglia, perché ripeto, chi ha la voglia di studiare la storia della destra, da quando è nata Forza Nuova, con noi ha avuto sempre contrasti, perché noi non tolleriamo determinati atteggiamenti, non ci piacciono richiami nostalgici che, oltre che dannosi, sono pacchiani anche, cioè fuori dalla storia e altro. Loro ci attaccavano e si sono sempre presentati alle elezioni contro di noi. Io sarei curioso di scoprire, magari si scoprirà che in qualche elezione locale venivano aiutati forse dalla controparte per danneggiare noi elettoralmente. Quindi non c'è nessun tipo, e stanno continuando a dire che noi siamo attivi a Forza Nuova. No, non c'entriamo niente con Forza Nuova. E allora, onorevole, restiamo su questo tasto particolarmente dolente che la Meloni però appunto non ha mancato di affrontare mercoledì in aula e ha detto, come quello che ci ha anche ribadito adesso lei, siamo distanti anni luce da qualsiasi movimento sovversivo, particolarmente da Forza Nuova. E allora le chiedo, pensate che voterete la mozione che arriverà in aula il 20 ottobre? La mozione del Partito Democratico che preme proprio per lo scioglimento di Forza Nuova, perché dall'altra parte noi ieri proprio qui abbiamo avuto ospite l'onorevole Emanuele Fiano, che ha detto che, almeno lui, ma immagino non si riferisca soltanto a se stesso, è disposto a votare poi anche la vostra mozione, quella unitaria proposta dal centrodestra, che chiede la condanna di ogni forma di totalitarismo e auspica lo scioglimento di tutte le formazioni eversive. Ecco, questo votarsi a vicenda le mozioni non potrebbe essere un segnale che in questo momento potrebbe far bene al nostro paese? Guardi, io mi rifaccio a quanto detto dal nostro capogruppo, ma anche dalla stessa Giorgia Meloni. Per noi votare la mozione del PD ci sembra che quella mozione sia strumentale e sembra che affronti minimamente il problema. Quindi non penso che la voteremo. Ci sarà una discussione, darò conto dell'indicazione del capogruppo, ovviamente non lubricida, non penso che la voteremo. La nostra ci sembra più completa perché c'è da affrontare il problema di tutti gli estremismi in Italia. Quello sicuramente è neofascista, ma ripeto, io a mie notizie, guardando sulla stampa o guardando anche quello che succede nella mia città, Forza Nuova non è più attiva da tempo. Quindi se si vuole sciogliere, ma il problema non è sciogliere il movimento, cioè che magari è già stato sciolto, il problema sono le persone. Questo Tu sì, sciogli il esatto. movimento, le persone, come detto, poi agiscono sotto altri nomi. Il problema è infatti quello che noi contestiamo al ministro dell'Interno. I violenti, tu come li controlli? Li metti un braccialetto, li metti il DASPO, poi sono liberi di andare in piazza a fare quello che vogliono. Allora, dove sta il problema? Che violento, neofascista o comunista o anarchico, quello che sia, li puoi scegliere tutti i movimenti che vuoi e li puoi vietare da Forza Nuova ad altri movimenti, però poi le persone, se non le fermi e non le arresti prima che vadano in piazza, cioè noi non dicevamo di andare in piazza mentre parla sul palco, ma è possibile che un pluripregiudicato possa andare in una piazza e non venga fermato, controllato
E poi lo chiedo anche a voi, ma se, vi sembra possibile, se io fossi un pluricredenziato, posso andare in una piazza di 10.000 persone senza che nessuno mi fermi prima? Ci sembra veramente strano. E siccome ho grande stima delle forze di polizia, evidentemente non sono loro i capaci, evidentemente c'è stato un ordine dall'alto, come ha detto il ministro, che ha impedito, non ha voluto, non è voluto intervenire. Se fosse intervenuto prima, oggi non saremmo parlati di assalto alla CGIL. Sono stati scortati alla CGIL, cioè c'è stato un dialogo fra quella persona che non doveva essere in piazza, che ha chiesto di poter andare alla CGIL, e gli è stato concesso. Portateci Landini o ce lo andiamo a prendere da noi, Infatti, dovrebbero essere le parole dette. c'è una minaccia, cioè io mi preoccupo perché se una manifestazione dicono o ci portate da Deida alla sede di Fratelli d'Italia, o lo andiamo a prendere noi, cioè io lo prendo come una frase minacciosa e spero che la polizia li fermi, no? Non li fanno arrivare davanti alla sede. A me mi sembra il minimo che la Lamorgese non arrivi neanche a quei giorni dove deve relazionare. Davanti alle indiscrezioni dei giornali, alle dichiarazioni nei giornali, ai verbali e a quanto detto lei si dovrebbe dimettere. Ecco, la ministra dell'Interno, Lamorgese, riferirà in aula alla Camera dei Deputati sui fatti avvenuti lo scorso sabato a Roma e Milano il prossimo 19 ottobre, che è martedì prossimo. Il problema è che già sabato c'è già un'altra manifestazione, poi c'è tutta la questione dei ballottaggi, ma da Fratelli d'Italia voi avete protestato veementemente chiedendo che la ministra si presentasse prima in aula e invece ancora la data è quella del 19. Le chiederei un commento, onorevole De Idda. Sì, infatti lei è tanto urgente che prima si discute, cioè prima si doveva discutere la mozione, si è parlato prima ancora dei fatti che venissero appurati. Noi per fortuna siamo stati scaltri, il nostro capogruppo Lollobrigida con Giorgia Meloni, che vista la presenza del ministro per un question time che avviene settimanalmente, mi ha approfittato per interrogarla, ha già detto tutto. Cioè, lei non è intervenuta, le forze di polizia non sono intervenute perché temevano reazioni violente. Oggi si scopre che le reazioni violente ci sono state perché sono stati accompagnati lì. Poi vediamo chi sono gli autori materiali di tutto quello, li stanno scoprendo grazie alle immagini. Però già la responsabilità è chiara. Se non vi fosse stato questo nostro accanimento nel chiedere la verità, e continuiamo a chiedere, cioè, ce la danno i giornali, non il ministro. E chi ha permesso che venissero accompagnati davanti alla sede CGIL? Cioè, contestano la CGIL e li accompagni davanti all'oggetto della contestazione. Cosa si pensava succedesse? Che parlamentassero, quindi qualcuno della CGIL sapeva che stavano arrivando o no? Cioè, sono tutti interrogativi che secondo me Sviscerati in vanno aula. capiti. Cioè, e soprattutto, ripeto, mercoledì viene martedì mattina, pomeriggio, a spiegare che cosa, cioè, a ridirci quello che sta uscendo sul giornale. È grave che escono in quotidiani o nei mezzi di informazione e non prima in aula. Il ministro, insomma, secondo me non dovrebbe arrivare a martedì. Manifestazione sabato, nel giorno del silenzio, nel giorno del silenzio, viene concessa una manifestazione nel giorno del silenzio elettorale con tutte le forze politiche di centrosinistra che vanno, è anche quello un punto interrogativo. Se è vietato manifestare nei giorni di silenzio elettorale, com'è possibile? La manifestazione è stata presentata contro ogni forma di neofascismo, quindi Certo. lontana insomma da quelli che sono poi gli argomenti relativi ai ballottaggi. E In una città che poi tra l'altro se lo gioca al ballottaggio, questo è da questo è evidenziare. da Comunque. evidenziare, senz'altro. Onorevole, senta, per concludere vorrei farle due domande. Rapidamente, cosa pensa lei se alla fine si procederà ad abbassare i tamponi, il prezzo dei tamponi, così come, se non sbaglio, c'è stata anche una piccola apertura da parte del ministro Orlando per venire incontro ai lavoratori appunto che non hanno il Green Pass, oppure si pensa anche di agevolare le aziende che pagano i tamponi ai propri dipendenti? Questa è la prima domanda. La seconda, abbiamo parlato molto del comparto sicurezza, forze di polizia e quant'altro. Ecco, stamane leggevo che sarebbero 60.000 senza copertura, cioè tra le forze di polizia, nello specifico quelle nei reparti mobili, quelli che poi si trovano a frenare insomma i manifestanti, a scontrarsi anche con i manifestanti. Ecco, tra le forze di polizia dei reparti mobili ci sarebbero il 30% di non vaccinati.
Allora, prima domanda, se è giusto calmierare i prezzi? Sì, che è giusto, anzi, io porto l'esempio della città dove abito, il nostro sindaco di Fratelli d'Italia, l'amministrazione di centrodestra, ha concluso un accordo con Croce Rossa, l'azienda sanitaria, per continuare la campagna di screening e di tamponi che dà diritto poi al Green Pass alla stazione ferroviaria. Ha stanziato 50.000 euro per questa, da qui fino al 31 dicembre ci saranno i tamponi gratuiti per tutti i cittadini. Quindi vaccinati e no, non è per chi non è vaccinato, anche chi io mi faccio ogni tanto me lo faccio il test anche se sono vaccinato perché viaggio molto per controllare non siamo sicuri. Detto questo, io spero che veramente ci siano delle misure per abbassare il prezzo dei tamponi, insomma, dopo anni in cui insomma, si fanno, sarebbe giusto anche che le aziende produttrici abbassassero il prezzo e noi l'avessimo, i cittadini l'avrebbero a un prezzo simbolico. E quello che fa ricadere sulle aziende anche il costo del Green Pass, direi che è da evitare, perché insomma, le aziende hanno grossa difficoltà, stanno ripartendo adesso. Gli aiuti ne hanno ricevuto veramente pochi, quindi Certo. insomma, è il governo, quindi siamo noi che dobbiamo farcene carico e anche le aziende produttrici in questo caso. Detto poi sugli agenti di forza e polizia, guardi, l'assurdo che prima di oggi, che ovviamente entra obbligatorio il Green Pass anche per loro, fino ad oggi i poliziotti potevano lavorare fianco a fianco nel lavorante, nel carro armato, eccetera, ma poi a mensa venivano divisi. Un'assurdità che noi abbiamo sottolineato, ma il governo ha tirato dritto. E questo è il problema che oggi stiamo denunciando, che addirittura i poliziotti, i componenti dell'esercito, a quanto pare, hanno denunciato alcune associazioni sindacali. Vengono sfrattati dal loro alloggio, anche se sono a casa armati, perché l'alloggio sta dentro la caserma, la base. È nel L'alloggio è luogo stato di equiparato lavoro, al posto di ma lavoro, quella è la loro notizia casa. stamane. Ci sembra assurdo questa. C'è un'esagerazione su tutto. Un po' di pazienza, di moderazione, non, sicuramente non dispiacerebbe. Ecco, che la fermezza, però, insomma, forte con gli operatori che hanno lavorato incessantemente in tutto questo periodo. Insomma, cerchiamo di essere. Cioè, sembra che stia diventando un dogma questo Green Pass. Non lo è. Non è uno strumento divino che non si può contestare o si deve imporre. È uno strumento, ricordiamo, politico e non sanitario, questo naturalmente è Eh così. certo. Esatto. Onorevole, grazie per essere stato qui con noi, Grazie grazie a a voi. Salvatore De Idda di Fratelli d'Italia e della Quarta Commissione Difesa. Le auguriamo una buona serata, un buon lavoro e alla prossima. Buona serata a voi. Buonasera, Grazie. onorevole. Grazie. Grazie. E grazie anche a voi per averci seguito anche oggi. Ci fermiamo per il weekend, Ma ma poi torniamo carichi più che mai. Lunedì in fascia extra large, ancora una volta. ebbene Preparate sì. panini, popcorn, bibite, birre, tutto quello che volete perché saremo con voi dalle 16:30 alle 19:30 qui su Cusano Italia TV per raccontarvi tutto, ma proprio tutto, Lo lo spoglio. spoglio. 3 ore passeremo Bei insieme, 16:30 e 19:30 con i nostri inviati Tommaso Franchi e Deborah Carletti dai ballottacci. E tanti comitati. ospiti che non anticipiamo, però. Ce li teniamo per noi. Va bene. Ci vediamo lunedì, lì nel telegiornale. Buon weekend.